Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, come già vi ho detto nel video di lunedì, sono ammalata e quindi perdonatemi per la mia voce che oggi mi rendo conto è fortemente nasale. Come al solito ragazze e ragazze vi ricordo che potete seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un serial che effettivamente manca su questo canale e credo sia giunto il momento di parlarvi di lui. Oggi parliamo del mostro di Milwaukee e quindi questo video è dedicato a Jeffrey Dahmer. Jeffrey è alquanto famoso, quindi presumo che i suoi crimini siano conosciuti. Quello che a me però intriga di più, come al solito, è il suo passato. Cosa ha vissuto Jeffrey? I suoi crimini possono essere ricollegati all'infanzia che ha vissuto? E i suoi genitori? Che persone erano? Jeffrey Dahmer nasce il 21 maggio del 1960 a West Allis, una città degli Stati Uniti che si trova nella contea di Milwaukee, nello stato del Wisconsin. I suoi genitori sono Joyce Annette e Lionel Herbert Dahmer. Se si cercano informazioni in modo superficiale, emerge che in realtà Jeffrey è un bambino felice. La sua famiglia fa parte della media borghesia. Joyce, sua madre, lavora in un ufficio. È di origini norvegesi e irlandesi, mentre suo padre Lionel è ancora uno studente di chimica alla Marquette University ed è di origini tedesche e gallesi. Il punto è che purtroppo tra la coppia non c'è affatto sintonia. Lionel e Joyce litigano in continuazione e trascurano il figlio. Lionel inizialmente di rado è a casa, proprio per i suoi studi, ma col tempo inizia ad avere dei seri problemi con l'alcol. Terminati gli studi, tenta di passare più tempo fuori casa, Lionel, perché con sua moglie non si trova proprio. Se è a casa, finiscono sempre per litigare. Però c'è da dire che quando Lionel è a casa, ha un atteggiamento violento, si arrabbia facilmente, è irascibile. Per di più, per sfuggire ulteriormente alle litigate con sua moglie, Lionel esce praticamente tutte le sere, va in qualche bar e beve tanto e sempre più spesso. Molte fonti a questo punto dicono che il padre di Jeffrey non sia mai lucido. Quando rientra a casa a fine giornata è sempre ubriaco. La madre di Jeffrey, invece Joyce, è una donna affetta da depressione e trascorre la sua giornata a prendere una quantità assurda di pillole per cercare di guarire dalla sua malattia, che però non è fisica, bensì mentale. Durante la sua prima gravidanza, quindi quando è incinta di Jeffrey, la sua fobia peggiora. Lamenta continue emorragie, mal di testa e ipersensibilità verso odori e rumori forti. È così che si convince di essere gravemente malata e mentre è incinta di Jeffrey, piuttosto che affidarsi ai medici, arriva a prendere ben 26 pillole al giorno. E molte di queste pillole sono solo finalizzate a contrastare la nausea, che in realtà non l'abbandonerà fino alla nascita del figlio. Ma Joyce non si ferma qui, perché tra le sue medicine ci sono iniezioni di morfina e barbiturici. I medici che la seguono provano a spiegarle che ciò che deve curare è la sua nevrosi acuta, dovuta probabilmente anche dal fatto che Joyce quella gravidanza non la desidera. Nonostante la situazione in famiglia sia un bel po' problematica, Jeffrey nei primi anni di vita è un bambino felice e spensierato. È un bambino normale, socievole, almeno fino ai suoi 4 anni. Nella primavera dei suoi 4 anni, Jeffrey subisce un intervento per la rimozione di un'ernia inguinale. Ed è proprio da questo momento che la personalità del bambino cambia drasticamente. Prima Jeffrey, come vi ho già detto poco fa, era un bambino socievole, ma ben presto diventa un tipo solitario, non ama stare a contatto con gli altri, comunica poco e si chiude in se stesso. Le cose peggiorano ulteriormente quando Joyce mette al mondo il suo secondo figlio, David. Nel 1966 la famiglia si trasferisce a Doylestown, in Ohio. È un piccolo villaggio situato nella contea di Wayne, ma in questo villaggio ci rimangono ben poco, in quanto nel 1968 si trasferiscono nuovamente, rimangono in Ohio ma si stabiliscono a Bath, in quanto Lionel trova un ottimo posto di lavoro. Questo trasferimento fa ampliare ulteriormente le insicurezze di Jeffrey, che già era divenuto un bambino chiuso, ma ora che si trova in un posto totalmente nuovo e non conosce nessuno, inizia ad isolarsi, inizia seriamente a mostrarsi passivo, apatico, non riesce a fare nuove amicizie, non riesce a conoscere nessuno e quindi alla fine si ritrova sempre a giocare da solo nel cortile di casa. E per giocare non usa, ad esempio, la palla come tutti i bambini, bensì gioca con delle ossa di animali che trova nei boschi e nei dintorni di casa. Fin dall'infanzia, quindi, Jeffrey sviluppa un interesse davvero importante nei confronti degli animali. Cattura insetti, farfalle,
falene che conserva in dei barattoli. È affascinato dall'anatomia animale, quindi cerca e raccoglie carcasse di animali che trova sul ciglio delle strade. Jeffrey, nel tempo, conserva diverse carcasse di animali che lui stesso smembra per soddisfare la sua curiosità. Arriva anche a decapitare carcasse di cani per poi inchiodarne il corpo su degli alberi. Un giorno Jeffrey vede suo padre pulire il giardino da delle ossa animali. L'uomo, quando le trova, le fa cadere in un barattolo di latta. E Jeffrey è estasiato dal suono di quelle ossa. A questo punto la famiglia si separa perché Joyce lascia il marito e Jeffrey per trasferirsi in California col suo secondo figlio, David. Il punto è che Joyce non avvisa Lionel, fa solo su baracca e burattini e se ne va, lasciando il suo primogenito da solo a casa, senza cibo con cui sfamarsi. Il padre di Jeffrey rincasa solo qualche giorno dopo e ritrova il figlio in camera sua, in stato di shock. Gli anni di scuola per Jeffrey sono parecchio difficoltosi. Non ama andare a scuola, non si relaziona minimamente con i suoi compagni. Viene immediatamente considerato come un tipo strano, taciturno, da cui è meglio stare alla larga. Inoltre, per non farci mancare nulla, a Jeffrey non piace neanche studiare. Tra i 10 e i 12 anni la personalità muta ancora di più, peggiorando la situazione. È sempre più apatico, passivo, talvolta sembra quasi distaccato dalla realtà, in quanto fissa per ore il vuoto e, ahimè, continua a rimanere solo, non ha amici. Jeffrey continua a raccogliere gli scheletri degli animali che trova in mezzo ai boschi o per strada. Quello ormai è diventato il suo passatempo preferito. A questo punto Jeffrey inizia anche ad essere molto attratto dallo sbiancamento e dalla conservazione delle ossa animali. Fa un sacco di domande a suo padre, che lavora come chimico analitico. Jeffrey cresce e durante l'adolescenza la situazione peggiora ancora di più. Continua a essere un ragazzo solitario anche durante gli anni di scuola alla Rivery High School. A questo punto il ragazzo, bisogna ammetterlo, ha dei voti che sono nella media. Non va così male Jeffrey a scuola. Lavora anche al giornale della scuola. Però a questo punto dentro di lui iniziano a far capolino delle fantasie davvero macabre, che addirittura lo spaventano. Quindi Jeffrey, proprio per sfuggire a queste fantasie macabre, sviluppa anche lui, come suo padre, purtroppo un grosso problema con l'alcol. Jeffrey in questo momento va al liceo ed è già un alcolizzato. È famoso per introdurre a scuola bottiglie di alcol come vodka o gin. Queste bottiglie puntualmente vengono svuotate nella pausa tra una lezione e l'altra e quindi Jeffrey in classe è sempre ubriaco. Un giorno un suo compagno di liceo lo trova in un bagno della scuola. Jeffrey è ubriaco fradicio ed è a terra. Il ragazzo quindi chiede a Jeffrey: "Ma perché ti riduci così?" E Jeffrey risponde testuali parole: "L'alcol è la mia medicina." Dopo il liceo, Jeffrey si iscrive all'Ohio State University. Suo padre gli paga 2 semestri, ma Jeffrey per la maggior parte del tempo salta le lezioni e beve tantissimo. E infatti, dopo solo 2 semestri, Jeffrey abbandona l'università e torna a casa. A differenza di quello che si possa pensare, Jeffrey Dahmer non è assolutamente metodico o costante nei suoi crimini. Il suo primo omicidio lo compie all'età di 18 anni, siamo nel 1978. È estate? Fa un gran caldo e Jeffrey è da solo in casa da un paio di giorni ed è in balia delle sue fantasie macabre. Non riesce a pensare ad altro. Negli anni questi pensieri hanno iniziato sempre di più a farsi spazio nella sua mente. E a questo punto, ahimè, l'alcol non è più sufficiente. Jeffrey a questo punto ha la necessità di bere tantissimo, fino a stordirsi e a perdere conoscenza per non pensare. Le sue ossessioni sono costanti e quotidiane. Jeffrey non ce la fa più e quindi decide di farsi un giro in macchina col fine di distrarsi. È così che incrocia un autostoppista di nome Steven Hicks, il ragazzo di 19 anni, e vuole andare ad un concerto, ma Jeffrey lo invita a casa sua con la promessa di fumare qualcosina e di bersi qualche birra ghiacciata insieme. Steven accetta. Steven quindi sale in macchina di Jeffrey e insieme si dirigono per l'appunto verso casa sua. Quando arrivano a destinazione bevono parecchia birra, fumano qualcosina e alla fine hanno anche un rapporto intimo. Però ad un certo punto Steven se ne deve andare. Quindi ringrazia Jeffrey per il bel pomeriggio e gli dice che ora vorrebbe andare al concerto perché si è fatta una certa ora e rischia anche di arrivare tardi. È a questo punto che la mente di Jeffrey crolla a causa di una forte sensazione di abbandono. Quindi colpisce Steven con un corpo contundente, lo stordisce e successivamente lo strangola. Jeffrey a questo punto per la prima volta si ritrova in casa con un corpo senza vita. E al posto di andare
andare nel panico, agisce in modo rapido e concreto. Fa pezzi il corpo del ragazzo e lo seppellisce in giardino dentro diverse buste di plastica. In questo periodo il padre di Jeffrey gli dà un ultimatum, ossia o trovi un lavoro o ti arruoli nell'esercito. Nel 1979 in effetti Jeffrey si arruola nell'esercito, ma continua a bere in modo smisurato. E nel 1981, dopo appena 2 anni, viene dimesso proprio perché è quasi sempre ubriaco. Ha comportamenti talvolta molesti, non fa niente di utile e resta un ragazzo passivo. Jeffrey a questo punto non può far altro che tornare a casa. Jeffrey ha capito da anni di essere omosessuale e inizia sempre di più a sviluppare delle fantasie macabre e disturbanti. Gli occupano il cervello sempre, dalla mattina alla sera. Jeffrey non sa più cosa fare per distrarsi. Ma esattamente queste fantasie, quali sono? Jeffrey vuole possedere e dominare intimamente il proprio partner fino a fargli a pezzi il corpo. Inoltre desidera anche avere dei rapporti con uomini senza vita. Questa sua presa di coscienza lo porta, ahimè, se possibile, a bere ancora di più. Perché si rende conto che le sue fantasie non sono affatto normali. Jeffrey se ne rende conto. Pensa di essere malato oppure cattivo ed è angosciato dai suoi stessi pensieri. Gli sembra che il cervello vada per conto suo, non riesce più a pensare lucidamente, non riesce più a concentrarsi su nulla. Nella sua testa ormai dominano solo le sue fantasie più oscure. Tornato a casa, Jeffrey decide di disseppellire i resti del povero Steven X, ossia la sua prima vittima, per sciogliere quel che rimane del corpo nell'acido, per poi spezzettare le ossa e spargerle in mezzo ai boschi. Jeffrey continua a portarsi dietro un grave problema, ossia l'alcolismo, che di base lo rende maleducato e intrattabile. Nonostante ciò prova a essere utile in casa, sbriga delle faccende domestiche per non essere un peso, ma solo un paio di settimane dopo il suo ritorno viene fermato e arrestato per guida in stato di ebbrezza. Passa 10 giorni in prigione e viene condannato a pagare una multa di $60. È così che suo padre nel 1982 caccia Jeffrey di casa. Lo manda a vivere dalla sua nonna paterna a West Allis, nel Wisconsin. La nonna di Jeffrey è una donna molto dolce che vuole molto bene a suo nipote. E inizialmente la situazione sembra anche buona. Jeffrey accompagna sua nonna in chiesa, fa dei lavori domestici e si impegna per cercare un lavoro. Tutto sommato rispetta le regole della casa, anche se continua a bere e a fumare. Col tempo però, come inevitabile che sia, la situazione precipita inesorabilmente. Infatti Jeffrey, poco dopo il suo arrivo a West Allis, viene arrestato per atti osceni in luogo pubblico, perché si presenta ad una fiera di paese totalmente senza vestiti. 4 anni dopo si verifica esattamente lo stesso fatto. Quindi Jeffrey viene condannato a 1 anno di reclusione, che però non sconta in quanto ha l'obbligo di frequentare una clinica psichiatrica. Ed è proprio questa libertà che gli permette di colpire di nuovo. Siamo nel 1987. Jeffrey inizia a frequentare locali per omosessuali, non tanto per conoscere nuove persone, ma per individuare le sue vittime. E infatti incontra Steven Tuomi. Il ragazzo ha 24 anni, i due si piacciono e quindi decidono di andare in un hotel per fare cose. Però dopo questi rapporti intimi, Jeffrey sostiene che non sa esattamente cosa sia successo o che cosa abbia fatto a Steven. Lui racconta che si è svegliato la mattina dopo sul letto dell'hotel con accanto Steven senza vita e con la bocca piena di sangue. Anche in questo caso Jeffrey agisce in fretta, acquista una grossa valigia e trasporta il corpo senza vita a casa di sua nonna. Qui fa cose con il corpo di Steven, ormai senza vita. Successivamente lo fa a pezzi e poi lo butta tra i rifiuti. Nel gennaio dello stesso anno tocca a James Duckstator, un prostituto che Jeffrey attira a casa sua, offrendogli $50 per fargli delle foto. Il ragazzo accetta e Jeffrey in questo momento porta le sue vittime a casa di sua nonna. Quindi vanno nella cantina della casa, fanno cose, poi Jeffrey gli offre una bibita con dentro un sonnifero. Il ragazzo perde conoscenza e Jeffrey lo strangola nella cantina di sua nonna. E oltretutto lascia lì il corpo per 1 settimana. Poi torna e utilizza più o meno lo stesso modus operandi, quindi lo fa a pezzi e lo butta tra i rifiuti. Arriviamo al 24 marzo, quando Jeffrey incontra un ragazzo bisessuale di nome Richard Guerriero, che in me fa più o meno la stessa fine della vittima precedente. Jeffrey lo porta a casa di sua nonna, lo stordisce con delle sostanze, fa violenza su di lui, lo strangola, lo fa a pezzi. La modalità con cui Jeffrey colpisce, come avrete intuito, non cambia. Le sue vittime le stordisce con dei sonniferi o delle sostanze, fa violenza su di loro, le uccide, le fa a pezzi ed elimina i loro corpi o sciogliendoli nell'acido o buttandoli nella spazzatura. La nonna di Jeffrey, che di fatto lo sta ospitando, non approva più la sua condotta
Insomma, casa sua non è un albergo. Jeffrey invece fa i suoi porci comodi. Va e viene quando vuole. Inoltre, passa fin troppo tempo in cantina. In realtà, in quella cantina Jeffrey ci passa la maggior parte del tempo. Quindi sua nonna praticamente neanche lo vede più. Comunque, lì sotto, in quella cantina, avvengono parecchi festini rumorosi. Ma soprattutto c'è un odore terribile che la nonna di Jeffrey sente arrivare fino al primo piano, in casa. Questo è troppo per l'anziana donna, che quindi lo caccia di casa. Siamo nel settembre del 1988 e Jeffrey va a vivere sempre a Milwaukee, nella parte nord della città, in un appartamento sulla 25esima strada. Il giorno successivo al trasloco, però, Jeffrey viene arrestato per molestie, in quanto convince un ragazzo di nome Sontax, Sinta Sonfon, ad andare a casa sua per fargli delle foto. Non si sa esattamente cosa sia successo, quello che è sicuro è che tra i due scoppia una lite furiosa. I vicini non conoscono il nuovo arrivato, quindi sentendo tutto questo trambusto, chiamano la polizia. Jeffrey viene condannato nel gennaio del 1989, ma viene rilasciato fino alla sentenza esecutiva nel maggio dello stesso anno. In attesa della sentenza, Jeffrey torna da sua nonna e, nel marzo del 1989, toglie la vita di Anthony Sears, un modello di 26 anni. Jeffrey, alla fine, dietro le sbarre, ci finisce. E come? Ma viene rilasciato solo dopo 10 mesi per buona condotta. Ovviamente Jeffrey dopo il rilascio torna a vivere nel suo appartamento a Milwaukee e in questo periodo riprende anche un lavoro che aveva trovato appena si era trasferito. Peccato che era stato accusato e arrestato quasi subito. Jeffrey lavora in una fabbrica di cioccolato che si trova poco distante da casa sua. Arriviamo al maggio del 1990. È a questo punto che l'uomo inizia a colpire sempre più spesso. Jeffrey arriva addirittura a colpire una volta a settimana. Il 20 maggio tocca Raymond Smith, di 32 anni. Nel giugno dello stesso anno è il turno di Edward Smith, di 27 anni. In questo caso, Jeffrey mette il suo scheletro nel freezer. Poi, qualche settimana dopo, nel tentativo di scongelarlo, lo mette nel forno. Qui però si presenta un problema, in quanto il forno esplode, distruggendo le ossa della sua ultima vittima. Arriviamo a settembre. Jeffrey colpisce David Thomas, di 23 anni, e Ernest Miller, di 22 anni. A questo punto Jeffrey si ferma per ben 5 mesi. Certo, continua a invitare ragazzi nel suo appartamento, col fine di fare cose in maniera occasionale, ma niente di più. Inoltre pare che tra il 1990 e il 1991 Jeffrey abbia tentato per 5 volte il suicidio a causa di una lunga fase depressiva. Arriviamo al febbraio del 1991, quando Jeffrey inizia a spiare un giovane che nota spesso alla fermata di un autobus vicino a casa sua. Si chiama Curtis Strother. Jeffrey lo avvicina sempre con lo stesso stratagemma. Lo invita a casa sua e gli chiede se può fotografarlo in cambio di denaro. La storia ahimè si ripete, il ragazzo viene stordito con dei sonniferi e poi strangolato. Come al solito Jeffrey fa a pezzi il cadavere. Il 7 aprile dello stesso anno tocca, ahimè, a Errol Lindsay e a maggio colpisce Anthony Hughes. Nello stesso mese, ossia a maggio, Jeffrey si allontana da casa per andare a farsi un giro in un centro commerciale. Mangia una pizza, beve qualche birra, poi sta in giro a perdere tempo, guarda le vetrine e, tornando a casa, incrocia un ragazzino di origini asiatiche, di nome Konerak Sinta Somphone. Il copione è lo stesso. Jeffrey lo ferma, gli offre dei soldi per farsi fotografare a casa sua e Konerak accetta. Arrivati a destinazione, in effetti il ragazzo si spoglia, rimane in slip e si fa fotografare. Però ad un certo punto Jeffrey gli offre una bibita che ha chiaramente dentro dei sonniferi, in quanto Konerak sviene, perde conoscenza. Mentre Konerak è privo di coscienza, Jeffrey fa violenza su di lui e poi si addormenta. Quando si sveglia, però, Jeffrey prova a fare qualcosa di davvero agghiacciante e non lo fa solo con questa vittima, lo fa anche con tante altre vittime. Jeffrey fa un foro nel cranio del ragazzo e gli inietta con delle siringhe nel cervello acido muriatico misto ad acqua calda. L'obiettivo di Jeffrey in realtà è tanto semplice quanto terribile. Vuole creare un vero e proprio automa, uno zombie, uno schiavo, perché non vuole più che le persone si allontanino da lui e lo abbandonino, in nessun caso. Se riuscisse a creare un automa tutto per sé, Jeffrey ne è sicuro, non avrebbe più sentito il bisogno di colpire. Sarebbe stato a posto. Konerak, nel frattempo, nonostante ciò che ha subito, è ancora vivo, però è incosciente e non accenna a svegliarsi. Quindi Jeffrey decide di mollarlo a casa per andare a bere qualcosa in un bar nelle vicinanze. Il punto è che mentre Jeffrey è al bar a farsi le sue bevute, Konerak riprende i sensi e in qualche modo riesce ad uscire dall'appartamento del suo aguzzino.
Purtroppo quasi non riesce a comunicare, però viene soccorso da tre ragazze. Riesce a spiegare in qualche modo a loro che cosa è successo, gli fa vedere la ferita alla testa e quindi queste tre ragazze chiamano la polizia. Quando arriva la polizia, Conrad cerca di spiegare quello che ha vissuto, quindi in qualche modo confessa e racconta tutto. Quando Jeffrey torna all'appartamento e si ritrova sotto casa Conrad con la polizia, si intromette e riesce a convincere le autorità che in realtà loro due sono amanti. E a seguito di una litigata tra innamorati avvenuta il giorno prima, Conerak ha inventato di tutto per fargli dei dispetti, per metterlo nei guai. Oltretutto, a quanto dice Jeffrey, il ragazzo è anche parecchio ubriaco. Nel canto suo, Conerak fa fatica a difendersi, a protestare. È ancora intontito dalla sostanza che ha ingerito e ha un foro in testa. Quindi alla fine non riesce a spiegare le sue ragioni. Le forze dell'ordine pensano di non volersi immischiare nelle faccende di due omosessuali, quindi riconsegnano Conerak a Jeffrey. O meglio, entrano in casa dell'uomo con Conerak per aiutare Jeffrey a trasportarlo. Quindi questo vuol dire che dei poliziotti entrano in casa di Jeffrey. Ovviamente si rendono conto che lì c'è un odore davvero strano, ma neanche si fermano a controllare. Lasciano lì il ragazzo e se ne vanno. Conerak quindi è di nuovo con Jeffrey, che a questo punto finisce il lavoro, iniettandogli nuovamente acido muriatico misto ad acqua calda nel cranio. Durante il processo, ovviamente, questo fatto emergerà e la polizia di Milwaukee provvederà anche ad espellere i poliziotti interessati. Un atto sicuramente corretto, ma alquanto inutile e tardivo, considerando che Jeffrey, dopo Conerak, ha continuato a colpire. I poliziotti espulsi, peraltro, successivamente, a quanto pare, verranno addirittura reintegrati. Io questo fatto lo trovo davvero assurdo. Jeffrey a questo punto ha provato il brivido di essere quasi catturato. Questa cosa però non lo intimidisce. L'uomo non si ferma, anzi, accelera i suoi atti delittuosi. A giugno tocca a Matt Turner, di 20 anni, seguito a luglio da Jeremiah Winberg, di 23 anni. Solo 8 giorni dopo colpisce Oliver Lacey, un altro ragazzo di 23 anni. Arriviamo al 19 luglio del 1991, quando Jeffrey uccide la sua ultima vittima. Si chiama Joseph Brandioft, di 25 anni. Il 22 luglio Jeffrey prova ad uccidere Tracy Edwards, un uomo di 32 anni. Il modus operandi è sempre lo stesso, con la differenza che Tracy riesce a fuggire a Jeffrey. Scappa semplicemente da casa sua e viene notato e fermato da una volante di polizia di ronda. Il ragazzo è ancora ammanettato e quasi privo di vestiti. Tracy, quindi in evidente stato di shock, racconta agli agenti tutto quello che gli è successo. Dice loro che un pazzo gli ha fatto del male, ha fatto violenza su di lui per ore e ore e poi l'ha tenuto sotto minaccia con un coltello in un appartamento non troppo distante da lì. Le forze dell'ordine chiedono quindi al ragazzo di mostrargli la casa e sono pronti a tutto, perché Tracy è davvero messo male, ma in realtà non sono pronti a quello che realmente li aspetta. I poliziotti ribattezzeranno Jeffrey il mostro di Milwaukee dopo essere entrati in casa sua. Ma quindi che succede? I poliziotti fanno irruzione nell'appartamento di Jeffrey, il numero 213 per la precisione, e trovano Jeffrey che non oppone la minima resistenza. È seduto sul letto con lo sguardo vuoto e oscilla avanti e indietro. È così che i poliziotti fanno delle scoperte sconcertanti in quella casa. In grossi bidoni pieni d'acido trovano tre corpi parzialmente liquefatti. Trovano tre teste sotto spirito sull'armadio della camera, mentre altre tre teste sono riposte in frigorifero. I poliziotti trovano pelle, pezzi di carne, mani, parti sparsi tra il salotto e la cucina. All'inizio Jeffrey prova a negare ogni suo coinvolgimento. I poliziotti però lo guardano e gli dicono: Jeffrey, sta roba l'abbiamo trovata in casa tua. E quindi alla fine Jeffrey confessa. Confessando, Jeffrey porta alla luce ben 17 omicidi. Il punto è che Jeffrey invita anche gli agenti ad aprire il suo freezer, perché in quel freezer sono presenti delle parti di carne delle sue vittime. Jeffrey non conserva quella carne a caso, infatti quella carne finisce spesso e volentieri nel suo stomaco. Al processo però viene condannato per 15 omicidi, in quanto due corpi non vengono mai ritrovati. Jeffrey ha potuto agire indisturbato per ben 13 anni. Passiamo quindi al processo, perché per poterlo effettuare si sono dovute configurare un sacco di misure di sicurezza, non tanto per la pericolosità di Jeffrey. Lui al suo processo assiste passivamente, seduto nell'aula di tribunale, mentre vengono elencati tutti i suoi crimini, senza tralasciare nessun particolare del suo operato. L'uomo risulta quasi assente, non fa trasparire alcuna emozione, nemmeno di fronte allo strazio dei parenti delle vittime, e neanche quando tentano di aggredirlo davanti al giudice. Jeffrey è
totalmente passivo. L'unica volta che apre la bocca in tribunale, quindi parla, è poco prima che la giuria si riunisca per decidere la sentenza. Quindi Jeffrey dice: Vostro onore, è finita. Non ho mai e poi mai cercato di essere liberato. Francamente, glielo dico, volevo la morte per me stesso. Però voglio dire al mondo che non l'ho fatto per odio. Non ho mai odiato nessuno, in realtà. Sapevo di essere malato, cattivo o entrambe le cose. Adesso credo di essere veramente malato. Il dottore mi ha parlato della mia malattia e di quanto male ho causato. Ho fatto del mio meglio per fare ammenda dopo il mio arresto, ma non importa, non posso eliminare così il terribile male che ho causato. Questo è un dato di fatto. Vi ringrazio, vostro onore, sono pronto per la vostra sentenza, che sono sicuro sarà il massimo. Non chiedo attenuanti, ma per piacere dite al mondo che mi dispiace davvero per quello che ho fatto. Jeffrey viene condannato a 15 ergastoli, perché nello stato del Wisconsin non vige la pena capitale. Nonostante questo, nel novembre del 1994, viene ucciso in prigione da Christopher Scarver, uno psicotico in carcere per aver ucciso la moglie, che gli fracassa il cranio perché è convinto che Dio gli abbia dato il compito di punirlo. Detto questo, ragazzi, questa è la storia di Jeffrey Dahmer. Ovviamente immagino che tanti di voi la conoscano già. Ma se c'è qualcosa che non sapevate o qualcosa che ho sbagliato, correggetemi assolutamente qui sotto nei commenti e ditemi anche cosa ne pensate di questo caso. Detto questo, ragazzi, io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.